devastante fastidio nell'orecchio, purtroppo l'ha costretta a andare da un dottore. Dopo però la visita di Util, il medico avrebbe fatto una scoperta scioccante. Si chiama Victoria Price, è del Galles. Credeva di avere una semplicissima e una banalissima otite. In realtà però la diagnosi del medico non è stata delle più belle, infatti. Ha scoperto che invece dei suoi orecchi, non c'erano virus o batteri, ma c'era semplicemente un ragno, un animale, una bestiaccia come qualcuno potrebbe definirla. Animale però minuscolo nelle dimensioni, aveva creato nell'orecchio della povera fanciulla il suo nido ideale. Ho visto il dottore mentre osservavo schifato il mio orecchio dicendomi: c'è qualcosa di vivo là dentro. Per fortuna non ho paura dei ragni, la visione del simpatico animaletto non mi ha fatto alcun effetto. Così avrebbe detto la donna. Probabilmente l'animale si sarebbe nascosto nel cappuccio di qualche felpa prima di finire di giungere direttamente nell'orecchio della donna. Credo che il ragno sia finito in modo accidentale tra i miei capelli per poi avventurarsi e arrivare al mio condotto uditivo, dove evidentemente ha trovato terreno fertile, quindi un posto ideale, asciutto e caldo. Il dolore che provavo era forte ed era causato da lui che stava rosicchiando il mio timpano. Pensate che roba. Vi ringrazio per l'ascolto, sono una storia incredibile, sembra una storia assurda, paradossale, non veritiera, ma in realtà...